Lei è il direttore editoriale di Garamond. Nel 2008 è stato il primo editore in Italia a proporre alle scuole superiori dei testi scolastici in formato digitale tramite ebook. Ci parli di questa scelta pionieristica? Sì, erano anni in cui si cominciava a sperimentare l'utilizzo in classe del computer e a casa anche delle risorse di rete e ci siamo resi conto come casa editrice che probabilmente andava cambiato anche un modello di distribuzione del contenuto culturale utilizzando proprio gli strumenti che studenti e anche insegnanti comunemente utilizzano durante la loro attività sia a scuola sia a casa. E quindi ci è sembrato opportuno proporre un catalogo di circa 45 libri di testo sia per le scuole medie sia per le scuole superiori che però all'epoca avevano una caratteristica che poi dopo abbiamo deciso di superare perché non era in linea con quello che noi oggi riteniamo essere un modello di cultura digitale per la scuola preferibile rispetto a quello passato. Quello passato era la produzione di contenuti in formato PDF e quindi erano contenuti chiusi che non facevano altro che riprodurre in formato digitale un modello cartaceo. Oggi pensiamo che sia necessario andare oltre. Nuove tecnologie e rete costituiscono un'innovazione nel modo di comunicare, di interagire e di relazionarsi. Come si sta trasformando la scuola italiana? Ma la scuola italiana si sta trasformando molto, anche se di fatto ci sono delle sacche di resistenza, ci sono dei ritardi, ma in molti casi si è capita una cosa fondamentale, e cioè che la rete e il digitale consentono di fare quello che i mass media tradizionali e anche la carta non consentono in nessun modo, e cioè quello di la possibilità di interagire fra chi emette un messaggio e chi lo riceve, scambiandosi ruoli, quindi scambiandosi il ruolo di lettore e di autore, scambiandosi il ruolo di insegnante e di studente, e quindi ipotizzando e praticando un nuovo modello di insegnamento e apprendimento che è basato sulla collaborazione. La rete consente questo e noi pensiamo che in questo senso bisogna cambiare per adeguarsi a una nuova modalità di comunicazione che c'è fuori dalla scuola. Quali sono le opportunità che la scuola italiana deve cogliere per superare questo gap culturale e formare in maniera adeguata le nuove generazioni? Ma la scuola italiana deve cogliere l'opportunità determinata dal fatto che i giovani già hanno questo linguaggio come il più naturale e il più familiare e quindi nelle loro comunicazioni sono già immersi in ambienti di rete, sono sempre connessi. La scuola non può far finta che questo processo di grande trasformazione sia già avvenuto, non è un processo futuribile, è un processo già reale, in atto. E quindi devi innanzitutto attrezzarsi dal punto di vista tecnologico e degli strumenti, delle infrastrutture. È impossibile che nelle scuole italiane non esista una connessione efficiente di rete a banda larga per la scuola e in tutte le classi, perché questo è lo strumento tecnologico che poi abilita a tutte quelle altre attività, a quei processi interattivi di cui parlavamo prima, che sono il vero fattore di cambiamento e che sicuramente si rende necessario oggi per adeguare il modello italiano ai modelli internazionali. Come cambia l'apprendimento con le nuove tecnologie? Beh, questo dipende dal tipo di tecnologia. Diciamo che tendenzialmente, pensando alle tecnologie come un insieme, si possono individuare almeno tre vantaggi, tre possibilità. Il primo è lo sviluppo del pensiero critico, cioè le tecnologie permettono ai ragazzi e agli studenti di confrontare più agevolmente, pensiamo per esempio agli ebook o a tecnologie di questo tipo, ai contenuti digitali, confrontare più agevolmente dei contenuti, delle informazioni, e questo può portare allo sviluppo di un pensiero critico un pochino più sofisticato di quanto non accada nella didattica trasmissiva tradizionale.
Il secondo aspetto, paradossalmente, contrariamente a quello che si pensa, è stato molto studiato, fra l'altro, da vari ricercatori a livello internazionale, è il discorso è legato alla maggior concentrazione, cioè le tecnologie permettono in qualche modo agli studenti di concentrarsi di più sui compiti, sugli obiettivi, sugli argomenti che vengono trattati e quindi in qualche modo, contrariamente a quello che si pensa che le tecnologie siano distrattive, c'è questo aspetto che va considerato. Il terzo aspetto riguarda il fatto che le tecnologie permettono di creare un maggior numero di relazioni tra i saperi e quindi sono la premessa perché si passi a un apprendimento più interdisciplinare, a un concetto di apertura nell'apprendimento, quindi non all'idea dei compartimenti stagni, non all'idea delle materie, degli argomenti settoriali, ma a una percezione del sapere come un insieme più aperto, più fluido, più ampio e più elastico, e questo torna a rinforzare l'idea che le tecnologie permettono di sviluppare il pensiero critico e multiprospettico e quindi un approccio più interessante, più innovativo all'apprendimento. Quali sono le nuove frontiere dell'e-learning? Ma oggi tutti direbbero che sono i MOOCs, che sono queste pillole no, di sapere che sono in qualche modo prestrutturate o predigerite, che vengono erogate in maniera libera, in maniera aperta e che permettono delle forme di autoapprendimento sulle quali poi si vanno a innescare meccanismi di verifica, di valutazione un po' più formali. Io non credo che sia questo il futuro vero dell'e-learning. Il futuro vero dell'e-learning è nell'integrazione di più fattori. Cioè dobbiamo smettere di pensare all'e-learning come a un oggetto a sé stante, come a un modo di fare apprendimento. L'apprendimento è basato su forme di e-learning e su altre forme di veicolazione dei contenuti, confronto tra le persone, ripensamento, attività, eccetera. E in questo l'e-learning, in quanto insieme di ambienti tecnologici che possono permettere delle rielaborazioni, delle relazioni più complesse tra persone e persone, tra studenti e insegnanti, tra persone e contenuti, può permettere, diciamo, lo sviluppo di nuove strategie, nuove prospettive. Io vedo il futuro dell'e-learning come semplicemente il futuro dell'apprendimento. È quello, è il futuro dell'apprendimento. Si tratta di stabilire che cosa dobbiamo apprendere, come e quali sono le strategie giuste e quali tecnologie usare per portare avanti certi obiettivi e certi metodi che ci sembrano più interessanti, più efficaci e più efficienti. Cosa manca oggi alla scuola italiana? L'elenco sarebbe lungo. Secondo me la cosa che manca di più è una visione strategica. Cioè manca una visione di ciò che è la scuola, di quello che è il ruolo della scuola, di quale ruolo la scuola deve interpretare nella società. Cioè, la scuola non è un ufficio dove si impacchettano delle cose, la scuola è un modo, un passaggio fondamentale per arrivare a diventare cittadini del futuro. E quindi la scuola ha bisogno prima di tutto di una visione strategica. Poi questa visione strategica dovrebbe comprendere anche una visione problemica e sistemica delle questioni. Cioè la scuola italiana secondo me manca gran parte di quel lavoro che è stato fatto in altri scenari, in altri paesi, che è quello del passare da una didattica centrata sui contenuti, sugli argomenti, sulle materie, a una didattica centrata sui problemi. La scuola diventa interessante quando mi insegna ad affrontare e risolvere dei problemi, e questi problemi, la mia capacità di affrontarli e di risolverli, mi aiuta a diventare un buon cittadino, un cittadino del domani in grado di essere protagonista nella vita che dovrò affrontare. È questo che manca sostanzialmente alla scuola italiana, che non è poco. L'e-learning potrebbe essere considerato uno strumento strategico per le PMI italiane? Sì, sicuramente sì, in forme evolute ovviamente. No? Se si prende l'e-learning come un approccio formale ai percorsi di apprendimento soltanto veicolato alle tecnologie, allora direi di no. Ma se per e-learning si intende un insieme di
tecnologie che permettono di costruire degli ambienti di apprendimento più flessibili, più dinamici, come dicevo anche prima, allora sicuramente è l'unica opzione possibile per le PMI, nel senso che le PMI, le piccole e medie imprese, non possono fare grandi investimenti su grandi piani strategici di insegnamento e apprendimento basati su tecnologie complesse. Hanno bisogno di tecnologie semplici che possono permettere di raccogliere attorno ai problemi da affrontare e risolvere, perché anche in questo caso vale il discorso, l'approccio problemico, contenuti, materiali, strategie, attività che permettano alle persone di arrivare il più rapidamente possibile, in maniera più efficace possibile, a capire in che modo questi problemi si affrontano e si risolvono. E quindi l'e-learning nelle imprese lo vedo come l'integrazione di tre momenti fondamentali nelle piccole e medie imprese, è un discorso ormai che si porta avanti qualche anno, cioè un insieme di ambienti tecnologici che permettono di sviluppare un approccio formale tradizionale, un approccio informale legato ai bisogni dell'individuo, un approccio sociale legato al bisogno degli individui di condividere i loro saperi con altri individui per potenziare nel complesso l'organizzazione di cui fanno parte.